Ciao amici, bentornati su Giugissima e benvenuti ad un nuovo video. Una grande abilità, talvolta sottovalutata, è quella di saper trattare bene le persone e farsele amiche. Di recente ho letto il libro How to Win Friends and Influence People di Dale Carnegie, che mi ha offerto molti spunti per quanto riguarda il modo di trattare gli altri e in generale la dimensione sociale della mia vita. Vi consiglio moltissimo di leggere il libro, che esiste anche in italiano, vi lascio il link nel description box, perché offre molti spunti interessanti in maniera approfondita e mai noiosa. Nel caso in cui questo argomento vi interessi, vi consiglio davvero di andare a leggere il libro. Quella di sapersi comportare e trattare bene gli altri nell'ambito sociale è un'abilità che diventa un modo di essere e che ci aiuta moltissimo nel lavoro, negli studi e anche nella vita. Con questo non voglio dire che le amicizie e le relazioni sociali debbano avere uno scopo utilitaristico e egoistico. Assolutamente no. Voglio dire che la capacità di interagire in modo positivo con gli altri ci dà moltissima gioia nell'immediato e spesso ci aiuta anche a perseguire i nostri obiettivi nel lungo termine, proprio perché le altre persone che ci sono amiche si interessano a noi e ci aiutano. Ecco quindi a voi, raccolti in questo video, i principali spunti che ho tratto da questo libro. Numero 1. Non criticare. Quando gli altri si comportano in un modo che secondo noi non è corretto, sul piano personale o sul piano professionale, secondo l'autore di questo libro, noi non li dobbiamo criticare, non li dobbiamo condannare. Difficilmente, infatti, una persona destinataria di una critica è disposta ad ammettere di aver sbagliato, e il risultato che otteniamo criticando gli altri è quello di metterli sulla difensiva, di spingerli a giustificarsi e di diventare aggressivi, di avere una sorta di risentimento nei nostri confronti. E le nostre critiche non fanno sì che questa persona tenga un comportamento secondo noi corretto nel lungo periodo, anzi, le critiche rischiano di rovinare il nostro rapporto con questa persona. Il modo migliore, secondo Carnegie, di trattare le altre persone quando il loro comportamento non corrisponde alle nostre aspettative è quello di astenerci dal condannarle, di mantenere il nostro autocontrollo e di cercare di capire la loro posizione. Nei punti successivi vedrete cosa si può fare in più rispetto a questo. Lo spunto numero 2 è quello di imparare a fare complimenti sinceri. Molti studiosi di dinamiche sociali e di psicologia umana hanno sottolineato come il più grande desiderio di ciascun essere umano sia quello di sentirsi apprezzato e accettato. Tornando al punto precedente, per spingere qualcuno a tenere un comportamento corretto, il modo migliore è quello di far leva sul suo desiderio di sentirsi apprezzato e accettato. Questo vale con i bambini, con gli adulti e nell'ambito lavorativo. Ma i complimenti che facciamo agli altri per indirizzarli sulla rete via devono venire da dentro, devono venire dal cuore, non devono essere stretti tra i denti, perché altrimenti non si tratta di complimenti ma si tratta di adulazione. Quello che dobbiamo fare quindi non è imparare a fare complimenti ma imparare ad apprezzare gli altri per quello che sono. Se facciamo così, la persona che noi apprezziamo per il buon lavoro che ha svolto si sentirà molto motivata a svolgere ancora il lavoro nel modo giusto, a comportarsi ancora bene, proprio perché diventerà dipendente da quell'apprezzamento, da quel senso di accettazione. E proprio perché il desiderio di essere accettati e apprezzati è insito nella natura umana, quella persona desidererà essa stessa di compiere un buon lavoro e di comportarsi bene. E questo è un obiettivo che non potremo mai raggiungere con le critiche. Lo spunto numero 3 è quello di comprendere i desideri degli altri. Se noi desideriamo qualcosa e per ottenerla abbiamo bisogno della collaborazione di qualcun altro, difficilmente riusciremo ad ottenere questa cosa se mettiamo solamente il nostro interesse al primo posto. Se invece impariamo a comprendere cosa desidera l'altra persona, qual è il suo interesse, come possiamo aiutarla, possiamo metterci nei suoi panni e farle capire che magari aiutando noi potrebbe raggiungere anche un risultato essa stessa. Aiutare gli altri a raggiungere i propri obiettivi in maniera genuina e gratuita fa sì che gli altri siano disposti in maniera positiva, siano aperti nei nostri confronti e siano pronti ad aiutarci anche in un momento futuro in cui saremo
magari noi ad avere bisogno. È vero che non sempre funziona così matematicamente, però ci sono molte persone buone che desiderano ricambiare quello che hanno ricevuto, e anche quando si tratta di raggiungere due obiettivi diversi che però sono correlati, fare il primo passo per aiutare gli altri non può che giovarci. Il quarto spunto è quello di interessarsi agli altri. Come scrive Dale Carnegie, è molto più facile farsi degli amici interessandosi alle altre persone che non facendo di tutto affinché le altre persone si interessino a noi. Sostanzialmente, ciascuno di noi è, per la maggior parte del tempo, interessato a se stesso. E fateci caso, quando qualcun altro si interessa in maniera genuina a noi, apprezziamo istantaneamente quella persona, pensiamo che sia una persona molto piacevole, molto genuina, una persona amichevole. La stessa cosa succede anche al contrario, quando siamo noi ad interessarci agli altri. E quindi la cosa più grande che possiamo fare per stringere delle amicizie, per farci degli amici veri, è quella di interessarci alle altre persone in maniera genuina. Il quinto consiglio è quello di sorridere. Il nostro sorriso è il nostro miglior biglietto da visita. Un sorriso genuino che viene dal cuore, non solo stretto tra i denti, ma che mostra che abbiamo del calore dentro di noi, fa sì che le altre persone siano ben disposte nei nostri confronti. Prima di tutto perché con il nostro sorriso dimostriamo di essere ben disposti nei confronti degli altri. Quella di sorridere è un'azione semplice che richiede poco sforzo, ma che ha un immenso potere nelle relazioni interpersonali. Il sesto consiglio è quello di ricordarsi il nome degli altri. Per ciascuno di noi il nostro nome è la parola più bella che esista nella nostra lingua. Quando gli altri si ricordano il nostro nome al primo colpo, ci sentiamo molto contenti perché ci sentiamo importanti e degni di nota. Quando invece gli altri non si ricordano il nostro nome, ci sembra che non ci venga data l'importanza che ci meritiamo. E la stessa cosa vale per tutti gli esseri umani. Quando ci presentiamo a qualcuno, dobbiamo smetterla di concentrarci sul momento in cui diremo il nostro nome, perché il nostro nome lo sappiamo, non lo dimenticheremo e saremo in grado di dirlo. Dobbiamo invece focalizzarci sul nome dell'altra persona, dobbiamo collegare quel nome ad una faccia, ad un corpo, ad una mente e fare in modo di ricordarcelo per la volta successiva. Non possiamo farci degli amici se non ci ricordiamo il loro nome. Il settimo consiglio è quello di ascoltare. A molti di noi piace parlare delle nostre esperienze, di noi stessi, delle nostre passioni, perché noi stessi siamo il centro della nostra attenzione. E ci piace molto parlare con persone che ci ascoltano, ci danno attenzione, perché questa attenzione ci permette di aumentare, di manifestare il nostro ego. Ecco, è così per moltissime persone. E ciò significa che se impariamo ad ascoltare gli altri con attenzione, senza pensare a quello che potremmo dire noi, al momento in cui potremmo interrompere l'altra persona per dire la nostra, ma semplicemente con interesse per quello che l'altra persona sta dicendo, avremo un grande successo nelle relazioni interpersonali. Quando ascoltiamo qualcuno possiamo fare delle domande, chiedere di spiegare di più, di fornire più dettagli, interessarci genuinamente a quello che l'altra persona sta dicendo. Dobbiamo quindi imparare ad ascoltare e a dirigere la conversazione verso le cose che questa persona ritiene interessanti. Come sottolinea più volte l'autore del libro che ho menzionato, tutti questi principi devono essere seguiti in modo genuino e non forzato. Non si tratta di imparare a fingere di ascoltare gli altri, di essere amichevoli e di essere interessati a quello che dicono gli altri. Si tratta di sviluppare la capacità di allontanarci un po' dal nostro ego e di dare più spazio agli altri, di imparare a conoscere gli altri, di aprirci verso le altre persone e di sviluppare un interesse genuino nei confronti degli altri esseri umani. E questo perché la finzione prima o poi viene fuori dopo un po' di tempo, non possiamo mascherarla per sempre, mentre se impariamo ad amare i nostri simili, ad essere aperti nei loro confronti, ad essere interessati alle loro storie e alle loro vite, questo è un modo di essere che ci accompagnerà per il resto della nostra vita e ci permetterà di avere fantastiche relazioni sociali. Spero che questo video vi abbia offerto spunti utili, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se avete altri consigli, se avete letto il libro. Seguitemi su Instagram, dove cerco di offrire altri spunti utili nella vita quotidiana. Condividete questo video con i vostri amici se l'avete trovato interessante e ricordatevi di interessarvi sempre ai vostri amici. Io vi abbraccio forte e ci vediamo nel prossimo video.